Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Bega Game. Oggi appuntamento fuori programma con Age of Empires 4, perché mi sono accorto che vi ho offerto molti insight sia pratici che teorici, ma nessuno che mettesse tutte le cose assieme e che vi mostrasse proprio come condurre un game dall'inizio alla fine. Questo è quello che faremo proprio oggi. Vedremo una demo dal punto di vista di Javeli, un giocatore tedesco top 30 assolutamente con 1850 di Elo che ho avuto la fortuna o la sfortuna di incontrare in ladder. È un mirror di Rus su Raduna di Montagna. Sto provando i Rus per quanto più possibile per potervi offrire delle guide qualitativamente superiori. Radura di Montagna è una di quelle mappe in cui i rusiani fanno strat un po' più specifiche, nel senso che cercano di sfruttare quanto più possibile la presenza di tanti alberi per mettere quanti più capanni possibile, in quanto generano molto oro, e la mappa è molto molto stretta, per cui c'è sempre questa possibilità di mettere il vostro cremlino al centro della mappa per controllare tutto. In questo game io ho fatto un cremlino a centro mappa per prendere il Boar. Avely non lo ha fatto, ha messo il suo cremlino sulla food line per avere un'economia migliore. E vediamo, secondo me, come ha fatto a ignorare prima la minaccia che aveva a centro mappa e poi in maniera clinica ad affrontarla, per procedere a chiudere il game in circa 16 minuti. Ovviamente 16 minuti nel senso che mi sono arreso dopo aver perso il fight decisivo a centro mappa. Chiaramente in Age of Empires 4, se ti devi mettere a distruggere la base luogo storico per luogo storico, sarebbe andato avanti quantomeno altri 10 minuti, ma ovviamente non serve a nulla tirare avanti una partita già persa, meglio fermarsi, ragionare sul perché si è perso e andare alla prossima per non perdere tempo. Quindi, vedremo la partita dal suo punto di vista per capire un attimo cosa mi è andato a fare. Non ho riguardato il replay, lo riguardo per la prima volta ora con voi. Mettiamo Fog of War e il suo POV e godiamoci lo spettacolo. Quindi inizialmente parte con una build come la mia, o come tutte d'altronde. 4 abitanti al cibo, uno va a fare il capanno, anzi no, interessante. Due vanno a abbattere l'albero e uno... Ok, si è buggato sulla pecora. Ok, quindi sta facendo la build più complicata dei rusiani in cui abbatte gli alberi, micrandoli. E abbattendo gli alberi riesce a mettere il capanno in modo più vicino a beccare quanti più alberi possibile. Quindi questo, come vedete, già è una variazione in cui chi ha più APM può sfruttare questo vantaggio dei Rus. Quindi così facendo deve raccogliere un po' più di legna perché partirà con doppio capanno di caccia. Gli è scappato un abitante qui, ma dovrebbe essere in grado comunque di mettere... Non ha ancora abbastanza legna, dovrà idlare un po' l'abitante. Probabilmente col mio scout gli avrei potuto... mi sarei potuto sedere sopra il suo abitante per impedirgli di fare il capanno, ma come vedete arrivo mezzo secondo di ritardo, peccato. Ora... Quindi sta sicuramente raccogliendo meno cibo per avere un mid game più solido con doppio capanno, quindi arriverà a età feudale dopo di me. Qui un po' di... Gli scavi sono scappati gli abitanti, probabilmente aveva finito le pecore, non le avevo uccise manualmente. Sta raccogliendo un sacco di legna per mettere altri capanni. Per cui io farò una cosa molto più streamlined invece, e come vedete sto già raccogliendo le risorse per andare a feudale.
In compenso, lui con l'oro passivo che i capanni gli stanno generando ha già messo in coda Cariola e aspetterà che gli diano, diciamo, tutto quello che gli serve per andare a feudale. Questi capanni, come vedete, 45 di oro al minuto, e anche questo penso che non sia tanto distante. Sono sicuramente molto forti. È ancora con molti pochi abitanti al cibo, mentre sta andando molto pesante sul legno, il che vuol dire che vuole mettere ulteriori capanni in giro per la mappa. È molto interessante vedere anche questa build, diciamo, particolare che i Rus possono fare sia sulla dura di montagna e anche su nascondiglio, dove viene ancora meglio. Ora, io in questo momento sono andato a prendere il centro della mappa con il Cremlino, anche se non mi ha scoutato. Quindi sta mandando avanti altri abitanti per fare altre campagne di caccia sulle woodline. In questo momento mi sta abbastanza ignorando, per cui non sa quello che sto facendo, ma non è particolarmente importante, dato che non sto certamente, non posso certamente fargli danno con i rusiani a 3 minuti e 40, per cui sta settando, diciamo, la sua economia per il futuro, mentre deve solo resistere in questo frangente qui, evitare che si faccia all-innare, ma poi avrà un vantaggio economico importante. Qui gli sto attaccando un capanno di caccia. È importante su questa mappa e anche su nascondiglio cercare di bruciare sempre i capanni di caccia dei Rus. No, fa un cremlino. Pensavo lo facesse. Mi sembrava che ricordare che l'avesse fatto sulla woodland, invece fa un cremlino difensivo davanti alla base. Come dicevamo, deve solo tenere, mi uccide le pecore manualmente, è sempre ottima cosa se c'è uno scout che vi sta rassando un edificio, gli abitanti, utilizzare l'abitante del villaggio per uccidere le pecore dello scout nemico. E niente, qui se andiamo a vedere, lui sta facendo tutta una serie di capanni di caccia. Ne ha 1, 2, 3, 4, 5, mentre io ne ho solo, vedete questi puntini, 1, 2, 3. Quindi sicuramente, anche se io ho preso il boar, vedete a centro mappa c'è il mio cremlino con gli abitanti sul cinghiale, il vantaggio che gli daranno questi capanni di caccia sul lungo periodo è molto elevato. Qui niente, sta ancora cercando di salire di era. Qui forse avevo, diciamo, sicuramente una window, magari se fossi stato più aggressivo per fare qualche truppa e infilargli magari un cavaliere o arrassarlo un po' con la mia milizia, dato che il Cremlino sta andando su adesso e anche la fortezza di legno, quindi sicuramente avevo avuto una piccola window in cui magari spawnare le prime due milizie o provare a tirare giù una stalla e fargli del danno. Diciamo che a questo punto si può dire scampato pericolo per lui, può continuare tranquillamente a mettere capanni di caccia in giro per la mappa senza grossi patemi d'animo, e con questa generazione passiva che sta iniziando a diventare veramente importante, guardate il confronto tra le due income d'oro, può anche andare a castelli direttamente, e penso proprio che sia quello che farà. In questo momento la sua economia è tutta safe, e quindi io non posso far altro che andare a castelli a mia volta. Quindi vediamo un attimo la sua macro, ha 17 abitanti al cibo, 5 alla legna,
0 all'oro, e con 0 abitanti all'oro, però con questi 6 o 7 capanni in giro per la mappa può tranquillamente raggiungere l'età dei castelli, mentre invece io diciamo che non ho altrettanta familiarità con questa civiltà e con questa build specifica, per cui sicuramente non ho sfruttato la potenzialità dei capanni e ne ho fatti molto meno. Quindi questa è una cosa che poi in termini di economia si andrà a sentire molto. Qui cerca di fare il muratore. Vabbè. Dovreste cercare di fare le mura quando potete, nelle parti in cui potete chiudere la mappa. Le mura sono molto forti in questo gioco e diciamo che... Ok, gli sto bloccando le mura, ci sta. In buona sostanza, anche se avete un po' meno attention span, un po' meno APM, fare delle mura sostanzialmente restringe il campo di gioco molto, quindi è sicuramente un mio difetto quello di non murare abbastanza. Lo riconosco. Poi soprattutto le mura dei Rusiani sono molto più forti di quelle normali, per cui lui sta già passando di era, come potete vedere. Io invece sono dovuto andare molto heavy sull'oro e la mia macro è decisamente off, per cui sarò pesantemente in ritardo nel mio timing di età dei castelli. Stiamo micrando un po' entrambi senza unit, con l'unità che esponiamo dal Cremlino. Lui sta cercando di, diciamo, tirare su questo muro, questo divisorio in cartongesso a metà mappa. Io sto cercando di impedirglielo. Per cui il mio scopo è di cercare di uccidere l'abitante che sta cercando di fare le mura, ma lo sta proteggendo molto bene. Nel frattempo lui tira su una casa alta del commercio che gli darà un sacco di oro al minuto, indubbiamente. Vediamo un attimo, magari se ci fa vedere. Ovviamente tira giù immediatamente un monastero, non appena raggiungete castelli, soprattutto se siete avanti con le tempistiche rispetto all'avversario, subito monastero per andare a pulire le reliquie sulla mappa, e questo vale indipendentemente dalla civiltà. È estremamente importante portare a casa le reliquie. Casa alta del commercio è OP su questa mappa, 218 di oro, non è neanche la migliore che puoi fare. E questo è molto interessante perché normalmente è una cosa che non fareste immediatamente, quello di costruire una ingegneria d'assedio a 9 minuti di partita, ma c'è un problema da affrontare. Il problema si chiama: ho messo un Cremlino a centro mappa. Il Cremlino a centro mappa ha una vision che dà una vision incredibile. Ora non mi ricordo come si faceva a switchare giocatore. Passando, diciamo, alla mia visuale. Il Cremlino, in buona sostanza, tra l'altro è stato messo anche un po' indietro da parte mia, vi dà una visione che praticamente copre quasi tutto tranne che la sua base. Per cui sto passando anch'io di era, gli sto bloccando la possibilità di murare con questi piccoli muretti, diciamo, per rompere le balle. Uccido quasi l'abitante del villaggio. E anch'io sto cercando di mettere un po' di capanni in giro, ma è un discorso di fare, diciamo, un po' un catch up, nel senso che ormai il danno in buona misura è fatto. E come potete vedere, anche dalle entrate al minuto sta prendendo il largo, per cui immediatamente in coda il nuovo trabucco, che è anche meno costoso, per cercare di tirare giù quel Cremlino a centro mappa.
con gli abitanti andrà in giro a mettere le risorse, quindi niente, riesco a bloccare il tentativo di mura. Nel frattempo sta tirando giù arcerie, probabilmente qui va a fare una giocata con crossbow mass. La crossbow è un'unità molto, diciamo, standard in età dei castelli, perché countera le unità pesanti che normalmente vengono prodotte, come cavalieri, men at arms, e comunque è decente anche contro unità non corazzate. Per cui diciamo che fare balestre al buio è abbastanza standard. Immediatamente dopo il trabucco, in coda due spingarde, quindi sicuramente punta ad avere la superiorità nel reparto d'assedio, e come potete vedere già la sua, anche se siamo in parità come danni fatti, il fatto di essere arrivato a Castelli prima e di avere queste risorse aggiuntive lo porta ad avere già un'armata superiore. Anch'io sto rispondendo con le mie balestre al buio, ma sono sempre indietro, anche perché ho meno edifici di produzione, ho meno risorse a disposizione, soprattutto di oro, e la cosa che dopo ci andrà, mi porterà a perdere la partita comunque sarà anche questa inferiorità nel reparto di assedio. Quindi in questo momento sono anche costretto a tenere qualche abitante, 3-4 abitanti in idle per via del fatto che mi sta costantemente assediando il Cremlino. E comunque lo split di reliquie, visto che è andato a Castelli prima di me, andrà a 3 a lui, quindi riesce a prendere quella centromappa, mentre io ne porterò a casa soltanto due. Ho più upgrade economici in questo momento qui, perché lui non ha upgrade nel cibo, ma come potete vedere le due income stanno diventando abbastanza preoccupanti, nel senso che lui sta producendo tutto quello che gli serve di oro senza avere nessun abitante all'oro, mentre io ne devo impegnare ben 5. E questi trabucchi, queste unità d'assedio diventano un problema. Come potete vedere, sia io che lui stiamo continuando a produrre unità, ma il fatto di essere partito prima gli consente di essere sempre avanti un passo a me. Per cui di lì a poco il Cremlino andrà giù, sarò costretto a prendere un fight sfavorevole per il centro mappa. Chiaramente la discrepanza non è realmente questa, perché in mezzo ci sono quattro trabucchi che in un fight tra unità non fanno nulla, ma comunque un vantaggio notevole. Prendo il fight, lo perdo, e a questo punto non rimane che chiamare GG. Perché secondo me è importante vedere questa partita, non solo perché intanto vedete una strategia dei rusiani, stiamo vedendo i rusiani nelle nostre guide, ma anche per capire che comunque in questo caso, anche se si trattava, diciamo, di un semi-pro, non ha fatto trucchi di magia, non mi ha automicrato, non c'è stato nulla di non replicabile, diciamo, in un certo senso. Aveva la knowledge base per sapere che in questa mappa i rusiani hanno una strategia specifica applicabile solo su questa determinata mappa o su un'altra, che è nascondiglio. L'ha sfruttata fin dal primo minuto di partita. Richiede sicuramente più APM, quindi non è facile da applicare. E piano piano ha accumulato più risorse passivamente rispetto a quello che ho fatto io con una build order molto più standard e, diciamo, meno specifica. Questi 6600 di oro praticamente li ha fatti senza mettere un abitante all'oro per tutta la partita. Tutti questi abitanti che ho dovuto tenere qui
lui praticamente li ha potuti tenere alla legna per tutto il tempo, e come potete vedere questo 3700 di legno in più è stato poi convertito in trabucchi e spingarde, in una superiorità di armi d'assedio che non potevo in nessun modo matchare. Bene ragazzi, anche questo video ce lo siamo portati a casa, non era proprio una guida, però spero che vi abbia fatto vedere come giocare i Rus in maniera diversa su una mappa molto particolare, un po' troll in realtà, ma anche abbastanza divertente. E noi ci vediamo col nostro appuntamento solito programmato di mercoledì.